Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento. A questo nuovo convegno sulla medicina dell'informazione. La affronteremo la riprogrammazione cellulare senza trapianto di cellule staminali. E eh, gli aspetti della medicina integrata che ad essa si possono associare per eh, un trattamento veramente eh, completo a disposizione del paziente, il quale ognuno poi. Delle persone che ascolteranno eh, potrà farlo suo nei vari ambiti in cui opera o semplicemente come uditore e eh, raccoglieremo poi domande che eh, verranno girate. Potrete girarle tranquillamente all'email equipBiavaClinica, eh, vita3.5.it e risponderemo poi nel tempo necessario a, a tutti i quesiti. Io sono il dottor Ciaurelli, il capo dell'equipe clinica del professor. L'equipe Biava Vita 365, che ha il compito e direi anche l'obbligo morale di eh, portare queste straordinarie scoperte in Italia, in Europa e nel mondo. Eh, sono membro SIO, Societive Integrative Oncology, e membro ARTOI, Associazione Ricerca e Terapie Integrate sull'Oncologia. Ho eh, l'onore di introdurre eh, colui che queste scoperte sulla riprogrammazione le ha viste per primo al mondo e ne ha trovato l'applicazione pratica. e Oggi tutto il mondo scientifico e la comunità scientifica. Eh, ha veramente sposato a pieno questi dati non solo per quelli che sono effettivamente i risultati clinici sul campo, ma anche per la consistenza di eh, unire tante aree della medicina che prima erano, erano ignorate. e Oggi lo affronteremo meglio. Eh, ci tengo solo a dire una cosa prima di passare la parola. Poi a colui che queste scoperte, come dicevo, le ha, le ha viste per primo al mondo di spegnere il video e di spegnere l'audio così che eh, la comunicazione possa essere efficace. Eh, io chiuderò questa relazione, qualunque domanda potete appuntarla e spedirla a Equipe Biava Clinica, chiocciolavita Adesso passo la parola, ancora una volta lo dico con il cuore, eh, con grande onore a colui che queste scoperte le ha viste per primo e ne sta trovando un'applicazione, ce lo spiegherà nel dettaglio eh, trasversale di tutte queste scoperte dall'anti-aging all'oncologia alla neurodegenerazione alle applicazioni che questa riprogrammazione eh, senza trapianto di cellule staminali ha passo la parola al professor biava eh, gli auguro una buona giornata una buona relazione e buon ascolto a tutti quanti grazie stefano grazie a questa presentazione eccessiva cioè io ho cercato di fare semplicemente il mio lavoro nel momento in cui appunto mi era avuto quest'idea di eh, dunque voi mi vedete adesso devo condividere io lo schermo scusate eh, quindi eh, vediamo se riuscite a vedermi riuscite a vedermi sì, no. sì. vediamo il monitor ve, ve Vediamo. Ah, già caricato, ecco, ho caricato già il PowerPoint, così siamo poi in partenza per la presentazione. Ecco, come ha detto anche Stefano, il tema odierno il ruolo dell'epigenetica nell'anti-aging, rigenerazione tissutale, nella riprogrammazione cellulare, senza, senza trapianto di cellule staminali. Quindi, un tema molto, molto vasto. Eh, ho cominciato a studiare questo, questi temi. Eh, partendo da un'osservazione scientifica, ma in me molti anni fa io eh, mi sono sempre interessato di cancerogeni ambientali. Nella mia vita, appena dopo la laurea, eh, appunto, ero andato a Trieste, una città di mare con un'industria navalmeccanica molto sviluppata dove si usava molto amianto, e quando ero arrivato lì avevo pensato di trovare numerosi casi di denunce di malattie professionali, soprattutto per mesotelioma pleurico che come sapete è uno dei tumori molto rari peraltro, che però negli esposti eh, all'amianto ha un'incidenza piuttosto elevata. E allora appena lì arrivato a Trieste sono andato lì eh, a vedere quante denunce di malattie professionali si sì fossero. E non ne avevo trovata neanche una. La cosa mi aveva molto stupito. E dico cosa, cosa è successo, perché non? L'idea era che probabilmente i medici di Trieste eh, non conoscevano bene questa patologia. è una patologia poco studiata allora. Eh, i, I primi casi erano stati segnalati in Sudafrica, poi c'erano delle pubblicazioni, ma non tantissime. E quindi mh, probabilmente il tema era ignorato. Per farla breve, io ho fatto un'indagine epidemiologica retrospettiva negli archivi degli ospedali riuniti di Trieste e ho trovato più di 100 casi di mesotelioma pleurico non diagnosticati. Erano casi anche certi perché a Trieste esisteva un istituto di anatomia patologica efficientissimo. In quel periodo c'era un professore che era, non era sposato. Eh, si alzava di notte verso le tre, andava in istituto, cominciava a telefonare a tutti i reparti degli ospedali riuniti, chiedendo tutti i pazienti che fossero morti e se li faceva arrivare in anatomia patologica, verso le nove del mattino li aveva autopsiati tutti. Io mi ricordo quando ero un giovane medico, ero di notte a fare le guardie. Non firmavo mai i documenti, i certificati di morte prima delle 8 del mattino, perché se li avessi firmati verso le 4 e 5 di notte, il paziente andava subito a fare l'autopsia. Quindi io volevo essere sicuro che il certificato di morte fosse certo, la morte. E quindi... Comunque questo fatto aveva permesso di rivedere tutti i vetrini relativi a quei casi sospetti. E tutti questi poi, parlandone con gli anatomopatologi, sono stati riclassificati come mesoteliomi pleurici e così alla fine Trieste è stata una delle città con la più alta incidenza di mesotelioma pleurico. Quell'indagine epidemiologica ha avuto anche un risultato concreto, nel senso che Trieste dopo quell'indagine eh, ha Avuto una mobilitazione delle, dei lavoratori del cantieri navali e del porto e l'amiante è stato eliminato da entrambi i posti dove veniva utilizzato, cioè è stato eliminato dai cantieri navali che erano tanti, allora quello di Monfalcone molto grande poi c'era in centro della città un altro cantiere grande che si chiamava San Marco e così via. Insomma, da lì è stato tolto tutto, anche dal porto, dove l'amianto arrivava in sacchi di iuta che perdevano le fibre e quindi anche i lavoratori portuali avevano, diciamo così, un'incidenza piuttosto elevata di mesotelioma pleurico e lì invece da tutti questi siti è stato tolto e così Trieste ha avuto Appunto, l'eliminazione dell'amianto dieci anni prima che nel resto d'Italia, da lì sono partito poi per studiare il, i cancerogeni in modo più sistematico. Ho avuto la fortuna di conoscere a Trieste il professor Lorenzo Tomatis, che era un triestino di origine, ma era diventato il presidente dello IARC dell'Agenzia Internazionale del Cancro di Lione, che è la più importante agenzia. Del cancro nella classificazione dei cancerogeni ambientali. Ancora oggi lo IARC, quando classifica un cancerogeno come certo probabile o possibile, nessuno più mette in dubbio questa classificazione. Perché lo studio che fanno approfonditissimo, l'aveva iniziato appunto lo stesso Tomatis, eh, vengono convocati i massimi esperti su un problema specifico su una sostanza o un processo produttivo che si sospetta essere cancerogeno, viene presa tutta la letteratura nel, presente nel mondo su quella sostanza, una commissione di esperti analizza tutti, tutti i lavori scientifici e alla fine appunto concludono eh, classificando un cancerogeno come certo quando ci sono indagini che evidenziano che questa sostanza provoca tumori sia negli animali che negli uomini. Probabili quando appunto questa sostanza crea, mh, origina tumori negli animali, ma è ancora incerto che li possa causare anche nell'uomo. E possibile quando invece esistono solo i dati di laboratorio sugli animali, ma non ci sono ancora dati sull'esposizione umana. Comunque voglio dire che da lì è partito tutto il discorso. Lui, eh, appunto, aveva iniziato, questo professor Tomatis, a pubblicare tutti questi dati raccolti in queste, da queste commissioni, facendo delle monografie specifiche che sono le più importanti sull'argomento di cancerogenesi ambientale. Ancora oggi tutti consultano questi, questi dati della letteratura. Mi aveva mandato allora... I volumi pubblicati fino a quella data erano circa una cinquantina, adesso sono molti di più, sono più alcune centinaia, quindi immaginate che lavoro ha fatto lo IARC. E, e, e niente, io mi sono letto i vari lavori presenti in, in letteratura in quel momento. E un'osservazione un mi aveva colpito, quella relativa ai diversi effetti che le sostanze cancerogene hanno durante la gravidanza. Se voi somministrate un cancerogeno nel periodo in cui si formano tutti gli organi apparati, cioè dell'organogenesi, voi non riuscite mai a indurre tumori della, nella prole, finita l'organogenesi voi inducete tumori nella prole. La domanda era: ma perché prima no? E dopo sì. Cosa succede durante l'organogenesi? Succede che da un'unica cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato attraverso stadi successivi si differenziano tutti i tipi di cellule staminali pluripotenti, multipotenti, oligopotenti e così via, fino ai mh, tessuti completamente differenziati. Ecco, allora la mia idea che avevo avuto era che durante quel periodo dell'organogenesi ci fossero delle sostanze precise che potevano appunto correggere i danni. Indotti dei cancerogeni in quel periodo nella, nella, nel, nelle cellule e non lasciarli esprimere, insomma, naturalmente, questa qui era un'idea, era un'ipotesi, bisognava dimostrarla. E allora sono iniziati gli esperimenti appunto per dimostrare che era proprio così: che queste sostanze presenti durante l'organogenesi, che poi sono, siamo andati a studiare in modo analitico, cioè abbiamo fatto gli studi approfonditi sulla composizione di queste sostanze, sono essenzialmente delle proteine a basso peso molecolare che eh, appunto hanno la caratteristica di eh, poter eh, riprogrammare eh, le, 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 i geni alterati dalla, dalla somministrazione del, del cancerogeno. E da lì inizia tutta la, la ricerca sul ehm, controllo epigenetico sull'epigenetica insomma, in pratica si apre il terreno dell'epigenetica. Quella volta quando mi ero accorto che questo discorso comportava appunto eh, la, la revisione di tutto il modello che finora veniva studiato, tutto basato sul DNA, cioè allora tutte le ricerche erano basate sul sequenziamento del DNA. Vi ricordate negli anni 90 nel DNA hanno, per, la, per la sequenziazione del DNA hanno. hanno, hanno scusa. scusa. Eh, scusate, cioè, in caso i nipotini che ogni tanto vanno avanti e indietro. Eh, sul, sulla sequenziazione del DNA hanno speso un sacco di soldi e quindi eh, tutti pensavano che la soluzione, una volta sequenziato tutto il DNA, avremmo capito tutto, no? Infatti, all'inizio del 2000 di questo secolo e c'è stata la, la fase finale del, della ricerca e il, il festeggiamento per, per aver sequenziato tutto il DNA e Clinton quella volta aveva fatto un discorso un po' pomposo dicendo oggi un un è una giornata molto importante perché eh, così eh, noi abbiamo capito qual è il linguaggio di Dio in realtà Appunto, eh, ho pensato subito: vedrete che adesso quello non è nessun linguaggio di Dio, ma che voi dovrete cercare altrove. E di lì, infatti, alla fine c'è stato, nell'ambito della comunità scientifica, un disorientamento e eh, hanno capito che il DNA non sapeva fare assolutamente nulla, è un po' come un disco. Rigido del computer che se non è programmato non sa fare nulla. E chi glielo dà questo programma? Glielo dà questo, questo epigenoma, queste, queste proteine di regolazione epigenetica che eh, regolano l'accensione o lo spegnimento dei geni. I geni da soli, appunto, non sono di fermi, stanno, aspettano il programma. L'epigenetica è esattamente il programma che eh, dice al DNA che cosa deve fare e quindi è il programma che organizza la vita. Ecco, io questo concetto l'avevo capito mo molto prima che appunto venissero avanti tutte queste cose e quindi avevo iniziato proprio negli anni 90 a fare i primi esperimenti, no? E quando appunto avevo fatto i primi esperimenti che sono venuti positivi, cioè noi abbiamo dimostrato che era possibile con dei, dei fattori epigenetici regolare l'espressione genica, e il lavoro c'è stato pubblicato in una rivista importante che è Cancer Letter. Ho pensato: bene, è fatta, no? Cioè, eh, siamo riusciti a arrivare a far capire queste cose. Ma in realtà era veramente troppo presto allora. Alla fine degli anni 90 c'è stata questa rivista che ci ha pubblicato per caso questo, questo lavoro. Ma poi su quel tema dell'epigenetica è calato in silenzio, perché tutti ancora pensavano che col DNA avrebbero fatto tutto il resto. cioè Tutte le ditte, vi ricordate, specialmente gli Stati Uniti, avevano investito tantissimi soldi nel, in questo tipo di ricerca sul genoma. E pensando di fare farmaci, di fare manipolazioni genetiche, cose che fanno in parte, no? ma che non sono così determinanti, mentre poi lo sviluppo dell'epigenetica ha portato invece a semplificare tutta la problematica della regolazione del codice genetico, cioè noi oggi sappiamo che con i nostri fattori epigenetici, noi siamo in grado di regolare praticamente tutti i geni di tutte le cellule di tutto il nostro corpo. Questo è stato possibile perché l'osservazione che avevo fatto riguardava appunto eh, la ricerca dei fattori epigenetici durante il periodo della gravidanza, durante l'organogenesi. Durante l'organogenesi ci sono tutti i fattori. Che sono in grado di regolare tutti i geni di tutte le cellule di tutto il nostro corpo, perché da lì si parte da una cellula che è l'uovo fecondato e attraverso stadi successivi. Poi, noi abbiamo studiato tutto questo processo in modo sistematico in un embrione di pesce, che è lo zebrafish, e avevamo scelto questo tipo di embrione per fare questi studi sull'epigenetica perché lo zebrafish ha più del 90% di proteine che sono le stesse stesso, del nostro corpo e anche perché era l'organismo più studiato, cioè l'embrione di zebrafish è quello più studiato nel mondo e, e quindi noi potevamo sapere più o meno in quali tempi avvenivano i diversi processi dall'inizio fino alla fine del processo di differenziazione. E questo non, non è stato proprio semplicissimo perché ci siamo resi conto che se noi sbagliavamo anche di poco i tempi i risultati poi non erano sovrapponibili. Quindi, per standardizzare tutto il processo e capire tutti i momenti in cui ci sono questi fattori, ci sono voluti un bel po' di anni. Ma alla fine ci siamo riusciti e abbiamo potuto studiare così tutte le varie fasi del processo di differenziazione. Tutte le, le sostanze presenti in tutte queste diverse fasi, quindi tutte le proteine presenti in tutte le diverse fasi, e tutti gli effetti che queste proteine hanno sull'espressione genica, nel controllo del DNA. E allora abbiamo capito tutte le diverse funzioni del codice epigenetico nell'organizzare la vita e sono quelle che sono di cui dobbiamo parlare oggi, cioè questo codice epigenetico è in grado di controllare l'invecchiamento delle cellule e, e controllare la senescenza, così che noi possiamo, da un certo punto di vista, sia impedire l'invecchiamento delle cellule, sia appunto di eh, allungare la durata della vita. Poi eh, è possibile con questi fattori rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali e soprattutto come eh, appunto ero partito dallo studio dei tumori è possibile con questi eh, fattori epigenetici con queste proteine del differenziamento cellulare eh, riprogrammare le cellule tumorali dimostrando così che i tumori non sono come si pensa malattie irreversibili ma sono malattie reversibili che possono essere riprogrammate e le cellule da tumorali possono tornare cellule normali. Ma allora andiamo per gradi e vediamo quali sono state tutte le ricerche che, in un primo tempo, sono state ovviamente a livello di laboratorio. Poi, in un secondo tempo, quando avevamo concluso tutte le principali ricerche a livello di laboratorio, abbiamo iniziato anche le ricerche cliniche, quindi sui casi di tumori, abbiamo fatto i trial clinici in alcuni casi di tumori, molto importante è stato quello sull'epatocarcinoma, sul tumore primitivo del fegato e così via. E, e, e poi eh, la, più avanti abbiamo fatto tutti gli studi sulla rigenerazione dei tessuti senza trapianto di cellule staminali. Uh, aspetta, un, 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 eh, non mandare i bambini. Perché... Ok, okay. E quindi adesso ci addentriamo in modo specifico uh, in questi temi di cui uh, vi ho illustrato i termini generali. Allora, qui vedete in questa slide sono elencate tutte le proteine che noi abbiamo studiato. Ecco qui, qui la tabella continua, sono tante proteine che sono queste proteine che regolano l'attività dei vari geni, attivano e spengono geni. Quindi sono proteine importanti per il metabolismo mitocondriale, sono proteine importanti per le risposte immunitarie, sono infatti proteine del stress termico che, che appunto, scusate, ecco vedete, si sono... Le proteine dello stress termico che appunto sono quelle che eh, attivano il sistema immunitario. Poi sono sciaperonine, che sono eh, proteine importanti per la comunicazione fra le cellule. Sono eh, proteine in, in generale importanti per tutto il metabolismo cellulare. Ecco, quindi abbiamo preso tutte queste proteine e le abbiamo somministrate a vari tipi di tumore a questo punto da prima in laboratorio. Qui vedete per esempio, la... ah, volevo dirvi che quelle proteine che avete visto, queste qua, le abbiamo prese dallo zebrafish. Vi ho detto il motivo per cui abbiamo scelto lo zebrafish perché appunto sapevamo che la maggior parte delle proteine che sono le stesse, e vedete, sono le stesse nel nostro corpo, e poi perché era facile, cioè facile, si conosceva meglio i tempi in cui Avvenivano i vari eventi di differenziazione e poi noi abbiamo scelto cinque stadi di differenziazione: quello di medioblastula gastrula, cioè all'inizio del processo del differenziamento cellulare, in cui c'è il passaggio tra cellule staminali totipotenti della morula alle cellule dei tre foglietti germinativi, che sono l'ectoderma, endoderma e mesoderma. Quello sono cellule pluripotenti, ma ma non sono più toti potenti e quindi danno origine a tessuti diversi, ma non, non più a un, a un essere completo. Poi siamo passati a, alla fase di Tile eh, 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 Bard, 5 sommiti, 20 sommiti, eh, 36 ore, 72 ore, in cui tutto il, diciamo, il processo di differenziazione è terminato e il pesciolino questo pesciolino tropicale questo zebrafish diventa un pesce completo quindi vedete come sono rapidi in questo in questo tipo di organismo i processi di differenziazione praticamente in, in 72 ore si passa dall'uovo fecondato a un organismo completo e noi abbiamo dovuto seguire tutti questi processi per capire cosa succedeva se noi prendevamo queste proteine nelle diverse fasi, e naturalmente i eh, risultati erano diversi. Allora, adesso andiamo a vedere appunto cosa succede con le proteine prese nella prima fase del differenziamento in questo tumore maligno che è il glioblastoma multiforme, è molto maligno nell'uomo. Questo qui è appunto il soncello di un glioblastoma umano. Che si sviluppa con molta rapidità, come vedete in queste slide, voi nell'ascisse avete le ore in cui noi, in cui noi seguiamo l'evoluzione di un tumore. Adesso qui andiamo un attimo indietro, l'evoluzione di un tumore e nelle ordinate la curva di crescita. Questa qui in blu è la curva dei non trattati e questa è la curva dei trattati. Qui vedete che nel glioblastoma multiforme, ehm, dopo il trattamento, c'è un rallentamento della curva di crescita eh, dell'80% circa. Quindi eh, questo è un tumore che risponde molto bene ai nostri fattori. Il melanoma è un tumore ancora più aggressivo, vedete, del glioblastoma multiforme perché le curve di crescita salgono ancora più rapidamente e in questo caso i nostri fattori sono eff efficaci ma per il 45-50%. Quindi è un tumore più aggressivo del uh, glioblastoma. La mammella invece è un tumore che non è molto aggressivo, vedete, è un tumore ben differenziato, la curva di crescita sale poco, da, se noi non la trattiamo da 10.000 cellule, dicevamo che nell'ordinate voi moltiplicate per 10.000 per avere il numero di cellule che noi mettevamo in una capsula Petri e poi lo seguivamo nel tempo. E da 10.000 cellule in 48 ore passa a 14.000, quindi rispetto al, al, al glioblastoma che passava a 25.000, l'altro ancora di più, e il, il, il melanoma ancora di più, questo è un tumore che cresce lentamente. Ben differenziato e, e, si, e anche lui viene rallentato per il 60%. <ride> Questa è la leucemia linfoblastica acuta, che è molto aggressiva, come vedete, eh, sale rapidamente alla curva, ma i nostri fattori in questo tipo di tumore sono veramente efficaci, tant'è che dopo il trattamento la curva di crescita si eh, appiattisce, cioè non, non cresce il tumore se noi lo trattiamo con i nostri fattori. Uh, Questo è l'adenocarcinoma del rene che a 24 ore non è rallentato, ma a 48 ore sì e capirete tra poco il perché. Mm, poi noi abbiamo fatto anche tutte le altre curve di crescita con tutte le varie fasi diverse, perché quello che avevo fatto vedere adesso erano coi fattori presi nella fase iniziale di medio blastola gastrula, quindi all'inizio il differenziamento, poi abbiamo preso anche quelli della fase intermedia e finale. Le curve si ripetono, infatti, qui vedete: il glioblastoma ripete le curve: melanoma, eh, il tumore del, della mammella, anche lui decresce molto rapidamente, e anche la leucemia linfoblastica acuta. Ripetono tutte le stesse, così anche l'adenocarcinoma del Rin. Si ripetono le curve precedenti, diciamo in modo ancora più efficace c'è cioè una riduzione ancora più efficace della curva di crescita. Ma perché avviene questo? Perché come vi avevo detto, l'ipotesi di partenza era che queste proteine che vi ho fatto vedere sono fattori che regolano l'espressione del DNA e in generale bloccano la moltiplicazione perché attivano dei geni che in questo caso si chiamano oncorepressori. E quindi noi siamo andati a studiare l'oncorepressore più studiato allora in quel tempo, che era il P53, e vedete che dopo il trattamento con i nostri fattori c'è un aumento della concentrazione del P53 in, in, in questa valutazione quantitativa di questo eh, P53, ma la capite meglio qui la, eh, come, come si pone la questione. Queste sono le cellule del glioblastoma multiforme prima del trattamento. Eh, noi abbiamo eh, voluto valutare appunto l'aumento della proteina P53 con questo metodo immunisto chimico in questo caso. Quindi qui eh, noi vediamo il P53, le, le, le proteine P53, queste qui in rosso, sono le proteine prodotte dal gene oncorepressore P53. E, e, e si colorano appunto in rosso. Queste sono le cellule senza trattamento, no? quindi c'è una piccola attività in queste cellule di P53, ma piccola, molto piccola, il tumore si sviluppa rapidamente. Dopo il trattamento, voi vedete come invece è aumentata la concentrazione di questa proteina, è aumentata moltissimo. Cosa vuol dire? Che i nostri fattori, quelle proteine che vi ho fatto vedere, epigenetiche, sono in grado di attivare dei geni che sono che, che questo P53, che è un oncorepressore. Lui è in grado di sintetizzare la proteina P53. La proteina P53 blocca il ciclo cellulare e poi fa due cose. Tenta di riparare i danni che sono all'origine della malignità, e se i danni non sono troppo gravi e sono riparabili, vengono effettivamente riparate, le cellule si ridifferenziano. Quindi ecco che vi dicevo all'inizio che i tumori sono malattie reversibili perché in questo caso, come nel glioblastoma, noi abbiamo dimostrato che dopo il trattamento con il nostro fattore, le, 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 le cellule che appunto abbiamo visto cosa, cosa sono, sono cellule differenziate, non sono più cellule tumorali, sono cellule in cui ci sono dei marker del differenziamento. Che ci dicono che quelle cellule non sono più maligne, ma sono cellule normali. Eh, e, e quindi, e, e poi oltre al, alle cellule più differenziate, notiamo anche eh, dopo il trattamento eh, una, una morte cellulare mh, programmata, diffuso, cioè un'apoptosi di molte cellule. Quindi, il meccanismo con cui funziona il blocco della moltiplicazione con i nostri fattori è questo. Noi attiviamo questo gene oncorepressore. Il gene oncorepressore blocca il ciclo cellulare, poi fa due cose. Tenta di riparare i danni che sono l'origine dell'umanità. Se i danni non sono troppo gravi e, non, e sono riparabili, le cellule si differenziano, i marker del differenziamento aumentano, oppure se sono troppo gravi, vengono attivati i geni della morte cellulare programmata e le cellule muoiono. O che muoiono o che si differenziano. L'importante è che queste uh, cellule escono dal giro della moltiplicazione. Questo è il meccanismo d'azione con cui funzionano i nostri fattori. E, e con questo meccanismo d'azione capite che i tumori sono malattie riprogrammabili. Noi, qui, abbiamo riprogrammato questi tumori: li abbiamo o uh, fatte morire queste cellule oppure li abbiamo fatte diventare cellule differenziate. E da questo punto di vista. I tumori abbiamo dimostrato che sono malattie reversibili. Con questi fattori epigenetici, noi possiamo far revertere un tumore a una cellula normale. Per quanto riguarda invece il, uh, il, il tumore del rene, l'adenocarcinoma del rene, qui vi ricordate che a 24 ore non era rallentato, a 48 ore sì. Abbiamo capito il motivo di questo comportamento. Siamo andati a ricercare in quel caso una proteina che si chiama proteina del retinoblastoma. Il retinoblastoma è un tumore maligno dell'occhio, e questa proteina è una proteina che blocca il ciclo cellulare, eh, la, eh, eh, questa proteina del retinoblastoma ed è, ed è chiamata fattore di restrizione del ciclo cellulare, perché quando questa proteina Uh, non è fosforilata, blocca il ciclo cellulare perché blocca un gene che non, non viene espresso e il ciclo non parte. Invece quando viene fosforilata questa proteina, si stacca da questo gene che si chiama E2F, il gene quindi è libero, viene trascritto, riparte il ciclo cellulare e, e quindi il, il tumore avanza. Che cosa abbiamo dimostrato in questo caso? Che noi riusciamo con i nostri fattori a regolare in modo post traduzionale quella che vi ho fatto vedere prima del glioblastoma e dell'attivazione di P53, quella si chiama regolazione trascrizionale del gene, cioè il, il P53 è un gene che non è trascritto, noi lo attiviamo, viene trascritto, produce proteina P53. In questo caso, invece, il tipo di regolazione che i nostri fattori fanno è diverso, non è più una regolazione trascrizionale, ma in questo caso la proteina, questa qui del retinoblastoma, è già sintetizzata. E quindi noi che cosa facciamo in questo caso? Cambiamo... La, la, il, il grado di fosforilazione di questa proteina, cioè facciamo una regolazione diretta sulla proteina e sul grado di fosforilazione. E in questo caso questo tipo di diciamo, regolazione si chiama regolazione post-traduzionale, perché la proteina è già tradotta e, e, ed è fosforilata. Noi la defosforiliamo e lei, essendo defosforilata, blocca il ciclo cellulare. Invece quando viene fosforilata, lei si stacca dal gene e i due F, questo è e fa partire il ciclo. Non so se sia molto chiaro, ma noi possiamo regolare sia direttamente un gene, sia direttamente la proteina che è il prodotto di un gene, cambiando l'espressione. Le, Quindi ci sono vari modi per controllare al punto l'espressione genica con la regolazione epigenetica. Epigenetica. Eh, vabbè, qui è, è molto complesso, non vi spiego questo, che però diciamo è un modo per capire quante sono le cellule tumorali e per capire che cosa sono i tumori. insomma In questo caso, in questa slide, io dicevo che i tumori sono cellule che da un certo punto di vista hanno una conformazione genica del proprio DNA che è simile a quella presente nell'embrione durante le varie fasi del differenziamento cellulare. Cioè, in pratica, una cellula tumorale è tale perché attiva dei geni embrionali che, che sono silenti nelle cellule adulte, invece vengono attivati e quindi diciamo così una volta che sono attivati i geni embrionali la cellula assume le caratteristiche tumorali quindi la definizione esatta di cellula tumorale sarebbe questa è una cellula embrionale bloccata in una fase di moltiplicazione continua compresa tra due fasi di differenziazione e lei non è più in grado di differenziarsi e di procedere nel suo sviluppo eh, perché, eh, perché appunto eh, è bloccata lì e, e, e dunque non eh, diciamo così eh, in questo caso la, la cellula mh, non si blocca non si ferma più nel suo sviluppo noi con i nostri fattori riusciamo a sbloccarla eh, e, e questo eh, è quello che succede ma per dirvi che la il, il nostro trattamento è efficace anche dal punto di vista clinico, abbiamo fatto questa, questo trial clinico già all'inizio del 2000, abbiamo iniziato nel 2000 e, e quindi avevamo finito in quel periodo già le varie ricerche in laboratorio e eh, avevamo scelto di fare questo, diciamo, trial clinico sull'epatocarcinoma perché io ho avuto la fortuna di lavorare nella stessa azienda ospedaliera con un professore che allora, che era stato il primo al mondo a trattare l'epatocarcinoma con la termablazione, cioè i noduli diversi di epatocarcinoma, con la, e aveva cambiato la storia naturale di questa malattia. La sopravvivenza dell'epatocarcinoma era passata dal, da tre anni ad oltre cinque anni e però lui eh, che cosa osservava? Che eh, bruciava ognuno di questi noduli ma si ne formavano sempre nuovi per cui quando alla fine c'erano sempre nuovi noduli lui non sapeva più cosa fare e quindi eh, diciamo abbandonava il paziente a se stesso. Lui aveva saputo che io stavo facendo queste ricerche con questi fattori, mi aveva chiesto se potevamo fare insieme una ricerca con, uh, con questi fattori sui casi non più trattabili, sui casi avanzati, e l'abbiamo fatta. Quindi erano casi in cui non c'erano più altre terapie possibili e questo trattamento che abbiamo fatto era un trattamento compassionevole dunque e Abbiamo trattato 179 casi di tumori primitivi del fegato. Lui era piuttosto scettico di Draghi su questa possibilità di riprogrammare le cellule tumorali, però e io sono stato fortunato con lui perché questo qui è il primo caso che lui ha osservato. Questo qui è un caso di tumore avanzato, come vedete, in cui in tutta questa parte del fegato ci sono vari noduli, li vedete. E dove c'è la freccia c'è una trombosi della porta questa è la porta che è chiusa da un trombo che infatti noi eh, scusate eh, se andiamo avanti questa qui appunto è l'ecografia e vi fa vedere che nella porta il sangue non passa qui eh, il sangue è qui ma poi qui c'è un trombo e quindi il, eh, non, la, la, la porta è bloccata Dopo sei mesi, come vedete, sono spariti tutti i noduli, sono, eh, è sparito la trombosi, vedete infatti adesso che il sangue passa nella vena porta e lui, Livraghi, quando ha visto questo caso, che pensava di non rivedere più, perché noi facevamo quel trial clinico che abbiamo fatto sull'epatocarcinoma, ogni tre mesi Ripetevamo il protocollo, che era un protocollo pesante, era un protocollo che prevedeva tutti questi esami, lanciotach e così via, oltre che i marker tumorali, eccetera. Quando è arrivato questo paziente, eh, dopo tre mesi, il professor Livraghi ha detto: Come ancora qui? Pensavo di non vederlo più, invece mh, è arrivato e stava abbastanza bene. Eh, ripete la. Uh, il, il marker tumorale che in quel caso era appunto la, um, noi ne facevamo vari. C'è stata una diminuzione molto importante dei marker tumorali e, 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 e poi, appunto, vedendo uh, l'ecografia e vedendo l'attack si era reso conto che il tumore era sparito e, e, e è sparito completamente senza lasciare più uh, lesioni. Quando lui. Mh, Faceva la termoablazione, rimaneva una cicatrice dopo la, la termoablazione, ma in questo caso invece, vedete qui, così non è rimasto nulla, non c'è più evidenza alcuna di noduli tumorali né di cicatrici né di trombosi e il paziente è completamente guarito, lasciando indenne il fegato e tutto il resto. Quindi lui ha chiamato questo quadro il vanishing effect, e da allora è stato il più strenuo sostenitore di questo trattamento. Mm, qui c'è un altro caso di tumore avanzato, vedete il plurinodale, vedete quanti nodi ci sono in questo fegato, e dopo uh, uh, ancora uh, un anno è, è sparito tutto. Quindi vedete che eh, e così siamo andati avanti, noi abbiamo avuto in questi casi il 20% di regressione, il 16% di non progressione, in tutti questi casi la sopravvivenza, come vedete, è cambiata completamente. La, la sopravvivenza è passata dal 10% in quelli non trattati a oltre il 60%, 70% in quelli trattati. Quindi quindi una differenza notevole anche nelle curve di sopravvivenza. La... E adesso cerchiamo di andare avanti appunto aprendo i nuovi capitoli, cioè questi nostri fattori di differenziazione che abbiamo utilizzato da prima nei tumori, abbiamo capito andando avanti facendo gli studi. Eh, che eh, loro sapevano fare altre cose, non solo appunto spegnere i geni che eh, danno origine ai tumori, e quindi rallentare la crescita tumorale. Ma se noi utilizzavamo dei, i nostri fattori in fasi diverse del, dello sviluppo del, del, dell'embrione, noi potevamo ottenere dei risultati molto diversi. Per esempio, ci siamo accorti che appunto, se noi usavamo i nostri fattori, presi addirittura poco prima che iniziasse il differenziamento cellulare, quei fattori erano in grado di attivare dei geni che impedivano l'invecchiamento cellulare e aumentavano la durata della vita. In pratica, noi in modo naturale siamo riusciti ad attivare gli stessi geni che Yamanaka che aveva vinto il premio Nobel nel 2012 aveva trasferito con una manipolazione genica da una cellula da una cellula totipotente a un fibroblasto e aveva trasformato questo fibroblasto in una cellula staminale pluripotente e, e, e questi quattro geni che lui aveva preso e trasferito in un fibroblasto trasformandolo in una cellula staminale pluripotente gli ha, gli ha fatto vincere il nobel e però diciamo a seguito di questa manipolazione la cellula rimane una cellula eh, mh, eh, che non è più normale non è più ciclica è con Rimane continuamente attivato, questi geni rimangono attivati e, e quindi eh, continua a moltiplicarsi questa cellula. Invece, nel nostro caso, noi siamo riusciti a utilizzare, utilizzando questi fattori che vi ho fatto vedere, presi nelle fasi iniziali proprio del processo di differenziamento, questi geni attivano quelli stessi di Yamanaka che lui aveva trasferito con un retrovirus. E, e però non hanno i rischi che comporta la, una manipolazione genetica perché eh, i, i geni che sono attivati se noi eh, smettiamo di somministrare i nostri fattori loro si disattivano e le cellule rimangono cicliche quindi vedete non siamo stati noi a, 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 a manipolare qualcosa ma è, è la natura che contiene delle informazioni ben precise e si tratta di scegliere in modo preciso queste informazioni per fare in modo di regolare l'espressione genica e fare sì che senza manipolazioni e quindi con maggiore sicurezza le nostre cellule rimangano naturali, cicliche e non vengono modificati in modo permanente facendo, per esempio, delle manipolazioni genetiche. Quindi, adesso con le tra epigenetiche e manipolazioni geniche genetiche c'è questa questa diciamo così doppio canale di ricerca che si svilupperà, si svilupperanno entrambi e alla fine vedremo quale sarà più efficace, cioè, certamente meno problematica è la regolazione epigenetica perché noi in quel caso non modifichiamo dei geni, mentre con la Modificazione genica, eh, noi modifichiamo i geni e le cellule non rimangono più cicliche, non rimangono più in uno stato fisiologico. In fondo, noi eh, non, non siamo noi che manipoliamo, è la natura che informa. La natura ha già tutte le istruzioni per organizzare una vita e quindi ha tutte le istruzioni per. Eh, Rinnova, rinnovare, quindi per ringiovanire le proprie cellule e nel caso di nostro rispetto a Yamanaka abbiamo un doppio vantaggio. Primo, vi ho detto, non abbiamo fatto una manipolazione, quindi le nostre cellule non rischiano di, di, di dare origine a un tumore, per esempio, perché si moltiplicano sempre, come nel caso di una moltiplicazione continua. Uno, due, Mentre Yamanaka con la sua manipolazione era riuscito ad aumentare la durata della vita della cellula, perché aveva attivato le telomerasi e quindi aveva impedito il taglio dei telomeri, e, e quindi ha prolungato la durata della vita. Ok, questo è già importante, ma non aveva bloccato la senescenza. Invece. Con i nostri, i nostri fattori, quindi non noi, ma la natura, cosa sa fare? Sa Fa fare queste cose, cioè è in grado di attivare gli stessi geni di Yamanaka e quindi di prolungare la durata della vita. Cioè anche in questo caso, noi impediamo il taglio dei telomeri, ma in più. Questi nostri fattori attivano altri geni che noi abbiamo studiato con l'Università di Bologna, con il professor Ventura, che si chiama BMI1, TERT, eccetera. E questi sono geni che bloccano la senescenza. Perché un conto è arrivare a 120 anni, ma se si arriva come a Matusalemme non va tanto bene. Un conto è arrivare a 120 anni arrivare in buona salute, stare ancora bene, essendo ancora giovani. Ecco, in natura sono presenti le istruzioni che fanno questo, che sono in grado di prolungare la durata della vita, ma mantenere nello stesso tempo le cellule giovani. Mentre con le manipolazioni genetiche, finora siamo solo riusciti ad allungare la durata della vita, ma non a mantenere giovani le cellule. Quindi capite i vantaggi dell'epigenetica rispetto alle manipolazioni genetiche. In fondo, la vita ha in sé già tutta l'intelligenza che serve per organizzarsi e auto-organizzarsi, e di fatti, abbiamo dimostrato che è così, che noi non abbiamo bisogno di fare nessuna manipolazione, ma abbiamo bisogno solo di dargli le istruzioni giuste. Il problema è di capire dove andare a prendere queste istruzioni giuste non è sempre facile, però Abbiamo visto che, appunto, per esempio, adesso vi ho, par vi ho parlato della eh, riprogrammazione delle cellule tumorali. Va bene? E quindi vi ho detto quando noi preleviamo quei fattori lì per riprogrammare le cellule. Poi vi ho detto come noi possiamo ringiovanire le cellule. E vi ho detto quando andiamo a prendere questi fattori per, per ringiovanire le cellule. Adesso. Invece vi voglio illustrare come noi possiamo anche rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali. E questo discorso è un po' più complesso. Perché? Allora, mentre per eh, mantenere giovani le cellule e appunto eh, allungare la durata della vita, noi dobbiamo dargli quella parte di informazione che è presente all'inizio del... Della vita, cioè proprio nel momento in cui la vita inizia e quindi siamo in fase di medioblastola gastrula ancora precedente, mentre nei tumori invece noi dobbiamo dargli un'informazione della parte intermedia e finale della differenziazione cellulare, perché in quel caso si tratta di bloccare la moltiplicazione e di differenziare completamente le cellule. Quindi certamente ai tumori noi non gli diamo la fase iniziale, gli diamo le fasi intermedie e finali che bloccano la moltiplicazione e differenziano in modo completo le cellule e quindi loro non si moltiplicano più. Quindi vedete, è come un concerto la vita. A seconda delle note che noi suoniamo, riusciamo a ottenere un risultato piuttosto che un altro risultato. Se noi vogliamo ringiovanire, prendiamo le fasi iniziare le prime note della vita se invece vogliamo riprogrammare le cellule tumorali prendiamo le note della fase finale del differenziamento e se dobbiamo rigenerare un tessuto senza senza trapianto senza fare un trapianto di cellule staminali che dobbiamo fare ecco questo è stato un esperimento abbastanza complesso che ci ha insegnato però appunto e ci ha confermato la linea giusta che avevamo intrapreso. Se noi dobbiamo rigenerare un tessuto senza fare un trapianto di cellule staminali, noi dobbiamo fare una cosa, dargli tutte le istruzioni che la vita utilizza per auto-organizzarsi. L'abbiamo capito con, facendo le, 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 gli studi sulle cellule dell'ippocampo che sono quelle che vanno per prima in neurodegenerazione nell'Alzheimer. Le cellule dell'ippocampo, diciamo, sono cellule che... Ecco, intanto vi faccio vedere un attimo tutti i tipi di cellule che si differenziano. Noi abbiamo detto che gli stadi di differenziazione sono sono cinque e, e nelle varie fasi ci sono delle proteine diverse. Nelle prime fasi vi ho detto che ci sono le proteine delle fasi eh, rigenerative che, che, che impediscono l'invecchiamento, nelle fasi intermedie e finali ci sono le proteine che riprogrammano le cellule staminali alterate come quelle tumorali eh, e con il Parkinson oppure con la, il morbo di Alzheimer abbiamo fatto degli esperimenti per capire come noi potevamo ottenere dei risultati rigenerando le cellule che sono in degenerazione nella sostanza migra nel Parkinson o che sono in neurodegenerazione nelle cellule dell'ippocampo ebbene quegli quell esperimenti gli, anzi più di un esperimento. Gli esperimenti che abbiamo fatto ci hanno insegnato come la vita funziona. Se avevamo dei dubbi, li abbiamo capito poi dopo questo era, era tutto molto chiaro. Cioè in pratica che cosa eh, abbiamo dovuto fare in quel caso lì? Noi eh, abbiamo come avete, vi ho detto avevamo già studiato tutte le diverse fasi del differenziamento dell'embrione di zebrafish e avevamo preso nelle varie fasi di sviluppo dell'embrione, quindi in medio blastula gastro, tail bud, 5 sommiti, 20 sommiti, 24 ore, 36 ore, 72 ore, in tutte queste fasi avevamo preso tutte le diverse proteine di cui vi ho fatto vedere l'elenco, no? che sono proteine a basso peso molecolare, proteine che sono sciaperonine per, in comunicazione eh, fra cellule che sono proteine dello stress termico che aumentano le difese immunitarie, proteine che rigenerano i tessuti, eccetera, eccetera, eh, prote ehm, proteine che regolano il metabolismo dei mitocondri, il metabolismo della membrana cellulare, il metabolismo in generale della cellula. Quindi noi avevamo quelle proteine lì in tutte le fasi di differenziazione. In questo caso, che cosa abbiamo fatto? Le avevamo tutte e Abbiamo somministrato alle varie cellule dell'ippocampo eh, tutte, tutte le proteine presenti in ciascuna fase, quindi nella prima fase, poi la seconda fase, poi la terza fase, quarta fase, eccetera. E già avevamo dei risultati buoni, discreti, anzi, che, che erano anche statisticamente significativi, cioè la somministrazione di queste proteine rigenerava in parte le cellule che dove che andavano in morte spontanea ma non era eh, con un anche una diciamo significatività statistica no quindi noi potevamo anche accontentarci dei risultati che avevamo ottenuto ma non ero non eravamo molto soddisfatti alla fine l'idea che che ho avuto insieme ai miei collaboratori è stata questa, ma se noi dobbiamo rigenerare un tessuto, che cosa dobbiamo fare? Prima dobbiamo dargli tutte le istruzioni che tengono eh, attivi i geni staminali delle cellule che devono appunto sopravvivere e rigenerare, ma poi dobbiamo fare in modo che queste cellule diventino cellule completamente differenziate. E allora in questo caso, che cosa dobbiamo somministrare a queste cellule? Dobbiamo somministrare esattamente tutto il programma che la vita utilizza per autoorganizzarsi. Cioè in pratica, che cosa abbiamo dovuto, abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto prendere tutti gli stadi, tutti i diversi stadi eh, del differenziamento e le proteine presenti nei diversi stadi, unirle fra di loro, somministrarle. E in quel caso, che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto che eh, una rigenerazione del tessuto molto importante, abbiamo avuto l'80% della rigenerazione del tessuto. Quindi, che cosa abbiamo capito? Che se noi dobbiamo, appunto, rigenerare un tessuto, dobbiamo dargli un'informazione completa e copiare esattamente quello che succede nella vita: cioè dobbiamo dargli tutte le informazioni dall'inizio alla fine. Del, del, nel, nel momento in cui la vita si forma, e in quel caso, noi rigeneriamo davvero tutti i tessuti. E quindi, questa, queste ricerche ci hanno permesso di mettere a punto dei prodotti che adesso sono in commercio e con cui abbiamo fatto anche delle ricerche, dei trial clinici molto interessanti e importanti. Il dottor Ciaurelli è stato con me uno delle, degli autori. Di queste ricerche importanti, che hanno avuto un, stanno avendo una risonanza molto grande, perché ehm, i tumori, sui tumori rimane sempre una, noi andiamo con i piedi di piombo, perché nei tumori ci sono delle terapie che vengono utilizzate, eh, chemioterapia, radioterapia, eccetera, e le ditte farmaceutiche hanno grossi. Eh, interessi in tutto questo e stanno facendo delle, delle ricerche importanti spendendo un mucchio di soldi quindi con i tumori noi siamo andati molto cauti nel dare questi risultati e poi diciamo abbiamo fatto delle ricerche in cui abbiamo associato prima a livello di laboratorio e poi anche a livello clinico quindi di trial clinici abbiamo associato i nostri fattori alle terapie tradizionali di consolidata efficacia, cioè alla, alla chemioterapia, per esempio, o agli anticorpi monoclonali. E, e quindi abbiamo dimostrato, per esempio, nei tumori del colon, no, da primi in laboratorio, utilizzando il, 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 eh, il, 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 il 5-floracile. Utilizzando il 5-floruracile ci siamo accorti che se utilizzavamo il 5-floruracile da solo, noi ottenevamo dei risultati importanti, cioè bloccavamo la crescita del tumore in vitro, il tumore del colon, del 35%, ma se noi associavamo a, a, al 5-floruracile i nostri fattori, allora diciamo, il rallentamento della crescita tumorale arrivava ad essere... Il 96 per cento, quindi un, un, un sinergismo molto importante, un potenziamento dell'azione molto importante dei nostri fattori associati alla chemioterapia. Lo stesso discorso l'abbiamo fatto con gli anticorpi monoclonali, per esempio appunto nel tumore del colon. Questo l'abbiamo fatto con l'Università di Roma La Sapienza. E in cui lei eh, questi questi medici dell'università stavano trattando i casi di tumore del colon in fase avanzata con una terapia compassionevole perché erano veramente tumori in cui nessun'altra terapia poteva funzionare. Stavano somministrando un anticorpo monoclonale. E, e ci hanno chiesto se noi volevamo fare un la, la ricerca con loro per vedere se l'associazione tra l'anticorpo monoclonale che loro utilizzavano e i nostri fattori eh, potevano, potevano esserci dei risultati mh, più significativi. E allora abbiamo partecipato a questa ricerca e che cosa è successo? Che, mh, questi casi erano casi terminali, come vi ho detto. La terapia era fatta a scopo compassionevole. Dopo un anno di trattamento, nel braccio trattato solo con l'anticorpo monoclonale, la sopravvivenza dei pazienti è stata del 25%. Nell'altro braccio, invece, in cui si sono utilizzati gli anticorpi monoclonali insieme ai nostri fattori di eh, riprogrammazione delle cellule tumorali la sopravvivenza è stata molto superiore, molto superiore, sopra il 66% e quindi, eh, diciamo così, anche a livello clinico, oltre che a livello di laboratorio, abbiamo dimostrato che è molto importante associare alle terapie tradizionali di consolidate efficaci i nostri fattori perché ci sono dei potenziamenti d'azione e anche una diminuzione degli effetti collaterali che sono dovuti a, appunto alle terapie tradizionali. Quindi diciamo così che eh, a livello quindi di, di neoplasia noi abbiamo completato i nostri studi dimostrando che i nostri fattori funzionano, ma li utilizziamo ora soprattutto come terapie integrative e quindi non da soli per la maggior parte, ma come terapie integrative insieme. In modo che non si creino contrasti, perché noi non, non abbiamo nessuno, noi vogliamo migliorare la qualità della vita dei pazienti e aumentare la loro sopravvivenza il più possibile. E quindi, se questi risultati vengono raggiunti in modo migliore con l'associazione, con le terapie tradizionali, ben vengano. E, e noi quindi stiamo utilizzando questi fattori in questo modo per i tumori. Invece, per, eh, diciamo così, eh, le, tutte le altre patologie come quelle eh, neurodegenerative, Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla, eccetera, dove non ci sono in realtà terapie efficaci, noi facciamo i nostri trattamenti con alcuni fattori, che alcuni prodotti che abbiamo messo a punto, che hanno dato dei risultati incredibili Nel, nella sclerosi multipla. Uh, abbiamo i risultati di molte donne che, non, che erano in carrozzella e non si muovevano più e nella maggior parte di queste persone eh, si è ripreso invece una vita quasi normale. Alcuni ci hanno scritto dei, delle, degli email bellissimi in cui dicono non solo io adesso faccio una vita normale, mi alzo e faccio tutto quello che prima non, non sapevo fare perché ero seduta in carrozzella, ma anche la mia mente funziona in modo diverso. Noi credevamo di avere dei risultati solo a livello del nostro corpo, in realtà è migliorata anche il nostro, il nostro modo di pensare, il nostro modo di porci in confronto alla vita. È come se io, noi fossimo ringiovanite e abbiamo molto più forza, molto più coraggio e così via. Questo è, su, è successo nella sclerosi multipla e è successo nell'Alzheimer. Eh, adesso c'è un regista che ha voluto fare un film su queste, queste mie ricerche. E, e nel film, il film si apre con un'intervista di una signora che, che io ho rilasciato a, a Telecolor, in cui un, una signora telefona e parla dei miglioramenti che ci sono stati nei pazienti con Alzheimer. E questa dice: guardi, che questi pazienti non si ricordavano più niente, non sapevano, e poi eh, non solo hanno ripreso la memoria, ma molti di loro sono tornati a fare le parole crociate, che quindi passare dalla perdita di memoria a fare le parole crociate c'è un salto molto significativo. Quindi, ultimamente poi con Ciaurelli, come vi dicevo. Abbiamo fatto, e poi, e con gli ottorini, anche con il contributo ovviamente di un otorino molto bravo, una ricerca sulle sordità neurosensoriali, che sono sordità definite per loro natura irreversibili, cioè quando uno ha una lesione del nervo, delle vie nervose, diciamo, dell'organo dell'udito, quindi sia dell'organo del cortico e del nervo acustico o delle vie nervose che portano... Informazione al cervello: una volta che questi tessuti sono degenerati, questo tipo di ipocusia viene considerata irreversibile e nessuno al mondo è mai riuscito a restituire l'udito a questi pazienti. Ebbene, noi utilizzando questi due prodotti, che veramente sono quelli che noi utilizziamo in tutti questi casi di rigenerazione, eh, senza di vari tessuti, quindi anche di rigenerazione nel caso di Alzheimer, di sclerosi multipla, eccetera, l'abbiamo utilizzato anche in questi casi di eh, ipocusie neurosensoriali. Questi due prodotti sono il cell, si chiamano Cell Integrity Brain e Cell Integrity Age e hanno dei, questi fattori di crescita e di differenziazione cellulare in modo molto eh, completo, in modo che siano presenti tutte le varie fasi per cui noi facciamo una specie di maternage delle cellule, le portiamo dallo stadio iniziale fino allo stadio differenziato, più altri fattori che migliorano la memoria, migliorano la qualità della vita, eccetera, eccetera. Insomma, per farla breve, anche in questi pazienti, utilizzando questi due prodotti che si chiamano Cell Integrity Brain e Cell Integrity Age. Centrality age è usato soprattutto come anti-aging, ma insieme al brain per rigenerare i tessuti di varie parti del corpo. In questo caso noi eh, abbiamo trattato questi 47 pazienti con sordità neurosensoriale, e nel 90% di loro, eh, il 90% di loro hanno ripreso l'udito, che è una cosa. Che ha lasciato di stucco gli eh, ottorino la ringoiatri perché non se, nessuno al mondo era mai ris, capace di restituire l'udito alle persone sorde. E quindi questo lavoro c'è stato pubblicato. Noi l'abbiamo mandato a una rivista internazionale, pubblicata a New York. Questi non ci han, hanno detto va benissimo, mandatecela subito. Ce l'hanno pubblicato in tre giorni, non hanno chiesto nessuna modifica. Han detto va bene così e, e l avevamo visto che era stato fa erano state seguite tutte le fasi necessarie per, per arrivare a delle conclusioni, come siamo arrivati noi, e non c'erano dubbi su come era il protocollo, quindi diciamo c'era l'hanno pubblicata immediatamente. Queste cose qui sono importanti perché, allora, rigenerare tessuti che finora sono ritenuti, è tenuto impossibile da rigenerare come casi di Alzheimer la sclerosi multipla la, la sordità neurosensoriale beh sono casi che, che, che fanno pensare e quindi diciamo che d'ora in poi dovremmo un attimo rivedere una parte del capitolo della medicina che finora è scritta sempre nello stesso modo cioè noi pensiamo che queste malattie siano malattie irreversibili che non si possono curare né guarire in realtà cambiando l'ottica cambia tutto ma perché noi riusciamo a ottenere questi risultati e la medicina ufficiale non ci riesce in questo momento semplicemente perché è, sta, è, è sbagliato il paradigma con cui la medicina ufficiale cura le malattie, cioè malattie complesse, eh, cronico-degenerative come sono Parkinson, alzheimer sclerosi multipla e così via, in cui le alterazioni sono molteplici, vari organi sono, cioè le cellule sono degenerate, varie cellule devono essere eh, rimesse a posto, rigenerate, eccetera, eccetera. Come è possibile? fare tutto questo utilizzando singole molecole. Con singole molecole non si ottiene nulla, non si riesce a rigenerare un tessuto. Eh, allora l'unica soluzione che rimane è quella di trapiantare i tessuti, perché così poi... Ecco, ma il trapianto non è una roba semplice e non è un, è, è poi è costoso, complesso. Insomma, non è così facile. Invece cambiando il paradigma scientifico, che significa? Cioè che se una malattia è complessa, vuol dire che ha una serie di lesioni più o meno gravi che in qualche modo devono essere riparate. Voi pensate, uno perde l'udito, ma voi gli dovete rigenerare il nervo. E per rigenerare il nervo o l'organo del corti o le vie nervose. Dovete, dovete dargli tutte le istruzioni per far queste. Mica potete dargli una molecola, con una molecola voi non rigenerate nulla. Così come nella sclerosi multipla è lo stesso discorso, e nel Parkinson, lo stesso discorso, nell'Alzheimer ancora di più. Quindi, cambia, cambiando il paradigma scientifico e cambiando la visione e la mentalità con cui si vedono le cose, si, si ottengono i risultati. Insomma, nell'Alzheimer noi. Siamo riusciti a, a, a far riprendere appunto la memoria a questi pazienti perché gli abbiamo dato tutte le istruzioni perché quelle cellule dell'ippocampo che erano in degenerazione si rigenerassero e questo l'abbiamo dimostrato da prima in laboratorio. Vi ricordate, vi ho detto che in laboratorio noi avevamo queste cellule dell'ippocampo che mandavamo in neurodegenerazione con delle sostanze tossiche e da, e da una parte li mandavamo in degenerazione e dall'altra gli davamo i nostri fattori. Quando gli davamo i nostri fattori, ma non in modo completo, solo parti dei nostri fattori, noi ottenevamo delle risposte, ma piccole risposte, non significative. Quando abbiamo deciso che noi dovevamo dargli tutta l'istruzione completa, e cioè danni tutti i fattori in, in grado di poter rigenerare quelle cellule, la risposta è stata pari all'80%, cioè si sono rigenerate quasi tutte le cellule. Voglio dire, allora il problema è quello di cambiare la mentalità con cui si affrontano questi, queste malattie, queste patologie. Se noi non passiamo da una visione semplicistica, e mirata a singoli molecole, ai singoli recettori, ai singoli bersagli e così via. Va benissimo per certe cose, ma quando poi le malattie sono molto più complesse, non basta fare quello. Bisogna appunto dargli l'informazione completa. Cioè quindi il capitolo che abbiamo aperto. È un capitolo che potrebbe andare sotto il nome di medicina informazionale e medicina dell'informazione 10 minuti se sì, grazie infatti allora. ultimamente pubblicato con l'aslo questo libro non so se lo vedete eccolo qua lo faccio vedere che si chiama information medicine che ha avuto molto successo negli stati uniti e in questo in questo libro introduciamo il concetto di medicina informazionale perché appunto diciamo che l'informazione è quella che eh, viene trasferita alle cellule mh, e, e perché le molecole che noi usiamo sono molecole che trasferiscono delle informazioni dal microambiente alle cellule. Ecco, eh, libri sono, un libro è questo, altri libri ve li ho fatti vedere poco fa. Sono tanti, sono guarire, dal segno al simbolo, il manifesto del nuovo paradigma in medicina, cancro alla ricerca del senso per tutti. In tutti questi libri, parlare al cancro, in tutti questi libri portiamo avanti questo concetto che noi dobbiamo dare informazioni in modo completo, che noi possiamo affrontare queste malattie che vanno dai tumori alle malattie degenerative dandogli l'informazione completa, cioè cerchiamo di cambiare proprio il paradigma scientifico e questo è il lavoro più grande da fare in questo momento. Perché eh, purtroppo i medici vengono formati ancora in base a un vecchio paradigma molto riduzionista, dove noi andiamo a cercare i singoli recettori, le singole. che va benissimo, voglio dire, questi aspetti devono anche essere approfonditi ma poi per curare malattie complesse e non malattie semplici noi dobbiamo invece fare altro insomma adesso noi per dirvi che l'informazione è tutto abbiamo, eh, stiamo utilizzando in questo momento questo laser informazionale questo laser eh, molecolare eh, serve per trasferire le nostre molecole che trasferiscono questa informazione i vari tessuti con questo laser. La luce non viene utilizzata per distruggere le cellule o per modificare le cellule, ma semplicemente viene utilizzata per trasferire delle molecole che noi mettiamo in, in questo. Vedete, il laser è, è, è costituito da un, dalla luce che esce da un manipolo. E, eh, Ecco, vi facciamo vedere meglio, qui così, e, e, e questo è un, um, è un contenitore eh, di, di un gel dove noi sciogliamo le nostre molecole eh, che utilizziamo per rigenerare i tessuti e poi con queste molecole noi trattiamo le parti che vogliamo appunto rigenerare. Per esempio, con questo noi abbiamo rigenerato vari tipi di tessuto. E, e, e in questo caso appunto questo laser è molto efficace nel fare questo perché noi andiamo esattamente a rigenerare le parti del corpo che debbono essere rigenerate no? già abbiamo dei risultati molto buoni utilizzando i nostri prodotti per via generale ma se noi li introduciamo in modo specifico con questo laser che poi sono in realtà due laser uno serve per distribuire i prodotti nelle zone in cui vogliamo che esse agiscono e un altro laser. Con questo laser, noi con questo manipolo, noi eh, appunto distribuiamo i nostri fattori nelle zone che vogliamo rigenerare. Con quest'altro laser, che, eh, eh, noi mandiamo diverse profondità questi nostri fattori a seconda... Appunto di dove noi dobbiamo agire se, 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 se è superficiale, basta uh, dargli una potenza piccola, se invece dobbiamo andare in profondità, cambiamo appunto la, 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 la potenza e mandiamo i nostri fattori a più uh, alti livelli di profondità. Quindi noi facciamo penetrare questo, quest, i nostri farmaci e i nostri fattori all'interno del corpo con questo laser e trattiamo le varie parti che vanno trattate e i risultati sono rapidi molto rapidi e brillanti anche perché alla fine eh, i pazienti stanno subito meglio per esempio questo laser noi lo, lo, lo utilizziamo soprattutto per trasferire i nostri fattori nelle articolazioni perché Off, 5 minuti sì 5 minuti nelle articolazioni perché lì perché lo usiamo? Per esempio, per il cervello eh, noi abbiamo detto che abbiamo già dei buoni risultati anche facendo assorbire a livello sublinguale i nostri fattori nell'Alzheimer, nel Parkinson, così. Via. Ma nelle articolazioni abbiamo pochi risultati. Perché? Perché la cartilagine è un tessuto poco vascolarizzato. Quindi i nostri fattori nelle articolazioni non arrivano, arrivano in modo molto difficoltoso, in quantità insufficiente. E allora per tutti i trattamenti ortopedici, la necessità di trasferire appunto l'informazione all'interno dell'articolazione, noi la facciamo utilizzando questo laser, mandando il laser, ma per esempio l'altro giorno ho visto un paziente che aveva un dolore, non poteva muoversi, aveva la schiena bloccata, abbiamo fatto il trattamento mezz'ora, si è alzato in piedi e non aveva più niente. Quindi eh, voglio dire, non aveva più dolore, è andato via camminando tutto contento. Naturalmente, poi bisognerà ripetere questi, questi interventi, perché, ma, uh, uh, ma uh, i risultati sono, sono molto importanti. Adesso mi sembra proprio che uh, ho finito il tempo, e quindi non vi annoio più. Mm, possiamo approfondire in un secondo momento in altre, questi aspetti, perché naturalmente. Come avete visto, si tratta di problemi complessi, di cambiare la mentalità scientifica, di cambiare il paradigma scientifico, di pensarli in un altro modo, di capire che i nostri fattori sono fattori che trasferiscono l'informazione. Che cos'è l'informazione? L'informazione che può essere trasferita con un laser molecolare. Insomma, <ride> sono tanti concetti in un colpo solo che uno deve introiettare e digerire pian pianino. Okay? Quindi per ora ci fermiamo qui. E poi se ci sono delle domande sono contento di rispondere, ok? Si capiva qualcosa o no, Stefano? Grazie prof, sì, sì, assolutamente, assolutamente e mi aggancio a quello che tu hai detto, eh, non voglio annoiarvi. Beh, eh, io devo dire che ogni volta che sento questa lezione, queste lezioni, eh, tutto viene meno che la noia anche perché come dicevi te, quando hai fatto queste scoperte in realtà hai contemplato un po' quello che la natura faceva e sembra quasi veramente una preghiera vedere quello che la vita fa per esprimersi. E queste terapie rappresentano un punto di contatto straordinario tra quella che è la, la medicina biologica molecolare e quella che invece è la medicina dell'informazione che integra la biofisica e, tutto, e tutti i dati che oggi si stanno proponendo nella ricerca. Ecco, quindi ti ringrazio, Prof. Eh, poi abbiamo dieci minuti per le domande che già sono arrivate, quindi li, poi le leggeremo. Eh, io concludo oh, questo quarto d'ora, massimo 20 minuti, integrando un po' tutti i dati che l'equipe va a sviluppare un integrato per sostenere, supportare e ottimizzare quella che è una terapia di riprogrammazione e comunque stimolare la capacità di rigenerazione. Che il nostro corpo ha eh, nel suo setup iniziale, chiamiamolo così. Giusto per capirci, eh, i fattori di differenziazione delle cellule staminali, in certe in certe nicchie del nostro corpo sono presenti e possono essere stimolati. Gli ultimi studi che abbiamo visto ci hanno dimostrato addirittura che alcuni bacilli sono in grado di attivare questi segnali nel caso dell'ematopoiesi, quindi nella differenziazione delle cellule. Eh, Questo giusto per capire. Quanto è perfetta la vita e quanto in questo programma così perfetto ci può essere una chiave per la terapia, anzi, sicuramente la chiave più concreta per la terapia del futuro. In una medicina che non guarda più il singolo dettaglio o solo il singolo dettaglio, ma guarda l'insieme e questa organizzazione che in milioni di anni si è evoluta e ci permette a noi di, eh, di vedere la vita per come è, di esprimersi e differenziarsi appunto per come è. Eh, ricapitolando un po' quello che dicevamo nell'incontro precedente, eh, giusto per rifare un po' il punto per chi sente per la prima volta, andremo a descrivere un po' tutto quello che viene fatto eh, in un protocollo nell'equipe. Eh, la volta scorsa abbiamo parlato delle basi, che adesso riaccennerò leggermente. Eh, ci concentreremo un po' di più sul riequilibrio del, eh, dell'asse psico neuroendocrino immunologico oggi. Nel prossimo appuntamento ci concentreremo più sui protocolli integrati oncologici e neurodegenerazione, nell'ultimo appuntamento del semestre, eh, prima dell'estate, eh, faremo un riassunto di tutto e quindi rimetteremo insieme un po' tutti i pezzi. Quindi ripartendo un po' dall'inizio sappiamo che ogni evento che turba il normale equilibrio attiva una risposta di difesa che è l'immunità innata, che è il meccanismo meno specifico ma più immediato che il nostro corpo conosce per rispondere. E sostanzialmente può essere un farmaco, può essere un alimento, può essere uno stile di vita, può essere un virus, può essere anche un'emozione. Gli studi che abbiamo condotto ci hanno dimostrato che un picco di stress negativo, di stress, dopo pochi secondi raddoppia il TNF-alfa, che è una molecola eh, infiammatoria, una citochina infiammatoria eh, del, appunto dell'infiammazione acuta. Quindi cambia poco se l'evento è biologico o psicologico, si attiva una risposta di difesa. Questa risposta di difesa si localizza. A due grandi livelli, uno macroscopico e uno microscopico. Eh, macroscopicamente vengono eh, secrete, prodotte delle sostanze dal sistema immunitario, quali l'interleuchina 1 e l'interleuchina 6, che sono delle molecole, hanno dei nomi strani, ma in realtà vanno ad attivare, a segnalare nel corpo, nel sistema corpo, eh, uno stato di allerta. Infatti, l'interleuchina 6 abbiamo visto che è in grado di eh, danneggiare i recettori, ad esempio, dell'ippocampo, attivando delle metalloproteasi. Eh, i recettori dell'ippocampo, eh, chiedo scusa, nell'ipotalamo, nel nucleo paraventricolare, che è, che è il centro dell'appetito, quindi l'infiammazione modula l'appetito. Abbiamo visto che l'interleuchina 6 riesce a deviare la sintesi di serotonina, che è l'ormone, del eh, il neurotrasmettitore del buon umore, chiamiamolo così, e della sazietà, eh, verso una sintesi eh, dell'acido chinolonico, che riesce a legarsi nei recettori si chiamano NMDA dell'ippocampo e quindi ridurre la sinaptogenesi o meglio la memoria, chiamiamola così, la memoria soprattutto a lungo termine, la cosiddetta long term depression e la long term potenziation. Sostanzialmente sul piano invece cellulare il sistema immunitario attiva eh, una risposta molto chiara che priva di ossigeno la cellula. Per, per i medici che stanno ascoltando, il sistema immunitario, soprattutto i macrofagi, l'immunità innata, attiva un enzima che si chiama leparanase che va a clivare, a tagliare l'eparina o meglio l'eparansolfato, che è localizzata nello spazio fuori la cellula, nel giardino di casa dove la cellula è casa e il giardino è la matrice extracellulare e quindi si crea uh, un'ipercoagulazione del microcircolo e quindi meno cessione di ossigeno alla cellula. Questo attiva un ponte di contatto tra l'infiammazione e la degenerazione che si chiama fattore ipossico, tecnicamente epoxy inducible factor 1 alfa. Questo fattore... Eh, quando si attiva si complessa nella cellula e va a segnalare al DNA lo stato di eh, carenza di ossigeno e si attiva eh, il deus ex macchina dell'infiammazione, si chiama il fattore NFKB. Eh, da questo punto di vista sono tante le risposte, sono molteplici i geni che vengono attivati, è una sinfonia in questo caso anche di risposta e a suo modo logica per la cellula, ma potremmo racchiuderla in tre grandi eventi. Prima di tutto la cellula non tocca più i grassi e usa solo gli zuccheri attraverso, lo dico sempre per i medici connessi, un'iperfosforilazione della piruvato-dedrogenasi-chinasi, che è un enzima che permette la massima estrazione di energia dai nutrienti che, che assorbiamo. E quindi la cellula di fatto usa il metabolita più veloce che è lo zucchero. Avrete sicuramente sentito parlare dell'effetto Warburg che si attiva nelle cellule tumorali, ma si attiva anche blandamente nelle cellule infiammate. Dopodiché la cellula sopprime il meccanismo numero uno di difesa eh, dalle tossine che produce nel suo metabolismo, che è la superossido dismutasi. E questo è un meccanismo intelligente che anche ora mi associo a quello che diceva il professore. In realtà, noi ci siamo sempre concentrati su rispondere al fuoco ma in realtà ehm, la cellula lo sopprime perché? Perché i radicali liberi, le tossine servono, sono i proiettili al servizio del sistema immunitario per combattere il problema evidenziato, sottolineato dal, uh, dal sistema che si è creato. Quindi non è un errore, è una risposta di adattamento. In ultimo uh, la, uh, viene soppressa la proteina P53, lo abbiamo caratterizzato molto bene epigeneticamente questo evento, lo dico sempre per... Per, eh, per i sanitari, per i dottori anche connessi, eh, tecnicamente la proteina P53 insieme a tutti gli oncosoppressori è protetta nel DNA da degli enzimi che si chiamano TET che ne bloccano la sua soppressione, cioè ne favoriscono la sua espressione. Sotto infiammazione questi enzimi TET, questo la, perimetro di difesa viene saltato eh, e quindi vengono silenziati tutti gli oncosoppressori, soprattutto la proteina P53. E quindi si incomincia ad avere una perdita del controllo sul nostro DNA, mettiamola così. Quindi da questo punto di vista, come il professore descrive bene nel suo libro Information Medicine o Guarire, eh, c'è una fase di crisi iniziale, chiamata... Stefano. E, dicevo, uh, questa crisi iniziale, eh, early crisis, eh, che trova un po' un parallelismo nel lockdown che abbiamo vissuto. Quindi, se stiamo uno, due mesi, un anno, due anni in lockdown, ce la caviamo, ma da un certo momento in poi il sistema si riadatta e così fa la cellula e va incontro a quella che chiamiamo genome catastrophics, cioè una vera e propria uh, deprogrammazione di adattamento al sistema, che è logica per la cellula, ma è un meccanismo nuovo di sopravvivenza. E qui abbiamo due grandi forme di degenerazione: quella necrotica, dove la cellula perde completamente la sua vitalità e l'abbiamo nell'Alzheimer soprattutto nel Parkinson, e invece proliferativa che l'abbiamo nella cellula neoplastica, lo vediamo chiaramente perché è una cellula imprigionata in questo caos preciso tra eh, la capacità di non differenziarsi e nemmeno comunque di, di andare a morire se c'è un errore e quindi proliferare all'infinito. Mm, in questo contesto l'infiammazione cronica di basso grado possiamo asserire che è la madre un po' di tutte le malattie e come tale... E noi come equip cerchiamo di lavorare su questo processo eh, a, a 360 gradi, prima di tutto rafforzando la, eh, la riprogrammazione o la rigenerazione come ha spiegato il professore. Ci sono molti principi che in questo caso ci aiutano, ma uno su tutti ad esempio è il deutrosulfazime, che è un estratto del tallo del l'alga, che è un'alga che, un che riesce a scindere l'acqua in H2O e aumentare i fattori ossigenanti e quindi l'ossigeno disponibile ancora di più ci sono alcuni principi estratti da, da delle alghe, soprattutto l'alga Clamat, che eh, riescono ad aumentare il pool di staminali disponibili. Quindi è come eh, aumentare quello che, che sono i carri armati diretti verso un ipotetico bersaglio che poi i fattori guidano. Ma eh, quello che eh, oggi è l'obiettivo di cui andiamo a parlare è come fare per riequilibrare questo metabolismo eh, praticamente a livello macroscopico è quello che viene proposto nei protocolli clinici. Quindi fino adesso ho descritto un po' quello che avevamo accennato negli ultimi incontri. Il passaggio che generalmente ci impone la scienza nella psiconeuroendocrinoimmunologia è toccare eh, tre punti fondamentali, fegato, intestino e matrice extracellulare. Allora, il fegato è la sede del sistema immunitario innato, quasi il 95% dell'immunità innata, quindi quella... Mh, meno specifica ma immediata, è quella che poi media l'infiammazione, si trova nel fegato, nelle cellule di Kapfer. E il fegato è, è, è il checkpoint che permette quello che dall'esterno va diretto nel sangue attraverso la vena, porta. E quindi eh, un grande meccanismo di, di controllo deve essere la gestione delle fasi di depurazione del fegato, che sono tendenzialmente tre fase 1 in cui le molecole vengono rese in parte più tossiche, ma depotenziate nella quantità, fase 2 in cui vengono eh, predisposte per l'eliminazione e poi la vera e propria eliminazione. Adesso senza entrare nel dettaglio che si entra caso per caso, eh, caso clinico per caso clinico, eh, però basti sapere che una buona regolazione di queste fasi permette all'emunzione del fegato di funzionare e a meccanismi di allerta di disattivarsi. Questo si può fare eh, con alcuni principi, come eh, ad esempio il cardomariano, come il tarassaco, ma anche con alcuni atteggiamenti e stili di vita, come ad esempio eh, centrare il tempo dell'alimentazione, perché il corpo ha un grandissimo master clock, un orologio biologico che è dentro eh, le aree profonde encefaliche, che si chiama nucleo soprachiasmatico, che viene irraggiato dai biofotoni del sole quindi il sole è in grado di determinare delle fasi metaboliche e quindi la prima regola è quello di assecondare il ritmo circadiano che tra l'altro è stato oggetto del Nobel di tre anni fa ma eh, le scienze integrate ce lo dicono ormai da, uh, da secoli probabilmente. E il secondo punto è l'intestino che è probabilmente il vero cervello considerando che abbiamo dieci batteri per ogni cellula del nostro corpo e sappiamo che l'intestino ha uh, una signature, cioè un'origine ben delineata per ognuno di noi, ma i batteri si nutrono di quello che mangiamo. Premesso che oggi ci stiamo uh, specializzando nella dieta ingegnerizzata, cioè riuscire a portare dei nutrienti specifici per far sviluppare specie specifiche, si parla di trapianto del microbiota, quindi addirittura uh, un trapianto fecale che eh, riesce a rimodulare il microbiota, però la prima cosa è stabilire un equilibrio tra tutte le popolazioni dell'intestino. Dico questo anche perché gli studi più recenti ci dimostrano che la terapia biologica tumorale, ad esempio, risponde molto meno a chi ha un intestino pieno di bacteroidetes, che, che, che è un, una, un, un gruppo di batteri specifico, rispetto a chi, è ricco, a chi è ricco di Clostridiales. Quindi capiamo che non è solo un discorso di riequilibrio, ma anche un potenziamento, un rafforzamento delle, delle terapie, qualunque esse siano. E questo generalmente si fa in due fasi. Prima si pulisce l'intestino attraverso i principi batteriostatici e virostatici che la natura ci dà, che si chiamano oli essenziali, scelti anche in base poi al tipo di valutazione che si fa. Ci sono pazienti che possono avere, eh, diciamo, uno stato fermentativo accentuato, chi uno stato putrefattivo. Ripeto, non entriamo nel dettaglio, però è importante capire che poi si va sempre verso una direzione ben chiara. E, e poi andarlo a ripopolare. Quindi molte volte si parla di probiotici, sì, portiamo i probiotici, ma prima di tutto quali probiotici? Perché ogni ceppo ha delle potenzialità specifiche. Pensate che c'è l'Actobacillus fermentum che è in grado di produrre in certi momenti delle sostanze spermicida, ma al tempo stesso è in grado di produrre degli antiossidanti. Pensate che l'Actobacillus rhamnosus è in grado di regolare eh, attraverso i suoi metaboliti il l'Actobacillus crispatur a livello vaginale il quale regola altri lattobacilli che regolano il pH vaginale e l'impianto della blastocisti, quindi la fecondazione. Pensate addirittura a quanto è perfetta la vita che durante la gestazione le cellule dendritiche, che sono un altro sistema cellulare dell'immunità innata, molto simili ai microfagi, entrano nell'intestino, prelevano il lattobacillus rhamnosus e lo portano a livello mammario, questo si chiama percorso enteromammario, per andare a colonizzare quello che è appunto l'epitelio mammario e andare poi a fornire questi batteri al nascituro. Quindi la natura è perfetta in questo senso. e Noi dobbiamo agganciarci a questo grande ordine, cercando prima di ripristinarlo e laddove possibile di potenziarlo. Quindi andiamo a ripopolare l'intestino con una sequenza strategica specifica. Cito un'ultima cosa che è il particolare field of research, cioè proprio il campo di ricerca in questo momento che, stiamo vedendo ci sono dei batteri che sono in grado di riattivare gli estrogeni nell'intestino. E immaginate che quegli stessi batteri sono in grado eh, anche di eh, digerire i nostri acidi biliari o comunque trasformarli, che se vengono trasformati in un certo modo di, diventano delle sostanze pro-oncogene. Infatti abbiamo studiato che questi acidi biliari secondari possono attivare, lo dico sempre per i medici connessi, la via di AKT, che è, la, è il primo signaling cellulare della, della perdita di eh, contatto tra le giunzioni strette, la cosiddetta epitelium to mesenchymal transition, quindi la mobilizzazione delle cellule, quindi l'inizio del processo di metastatizzazione. È chiaro che questi sono processi che poi si devono cronicizzare, però sono i primi segnali che nascono in questo, in questo ambiente, in questa modalità. L'ultimo passaggio che generalmente viene fatto è quello di pulire la matrice extracellulare, che negli ultimi anni sta assumendo un'importanza straordinaria. Pensate che si chiamava sostanza fondamentale o glicocalice. Dico sempre che la cellula è casa e la strada è il sangue. C'è uno spazio che si chiama matrice extracellulare dove. Si gioca la partita della vita dove ci sono 100.000 macrofagi per centimetro quadro, quindi 100.000 cellule immunitarie per centimetro quadro, e arrivano i nutrienti dal sangue e escono le cellule dalle tossine. Bene, quello spazio può essere pulito con dei sali di magnesio, quello spazio può essere pulito con la bromelina pura, quello spazio, soprattutto, viene emonto e pulito normalmente dal nostro corpo la notte. Un errore che molto spesso si commette è quello di mangiare molto la sera. Quando in realtà la regolazione ormonale circadiana favorisce questa emozione del circuito linfatico, cosiddetto periferico, e anche quello cerebrale, che recentemente, nel 2015, dall'Università di Copenaghen è stato definito circuito glinfatico. Quindi, anche la performance cognitiva e l'attivazione immunitaria nelle aree cerebrali dipende dalla capacità di eliminare le tossine, perché qualora permanessero in quello stato si creerebbe un ambiente abbastanza acido che di per sé riduce la cessione di ossigeno e quindi favorisce un po' tutti quei processi che ci siamo detti infiammatori e di alterazione metabolica. Non entro nel dettaglio poi perché a domande magari le facciamo, eh, però il concetto è molto chiaro, lì si gioca la partita della vita e come tale deve essere tenuta in equilibrio. Eh, in, questo, um, in questo contesto... Uh, a mio avviso, molto molto importante, è bene sottolineare che ogni caso eh, è specifico. Cioè nel caso dell'oncologia si parte in un modo, nel caso della neurodegenerazione si parte in un altro modo, nel caso di altre patologie si, par si parte in un altro. Si, specifici si specificizza, eh, si specificizza il, eh, il processo sul paziente, ma la cosa più importante, e lo vedremo bene la prossima volta quando parleremo di oncologia e neurodegenerazione, cer si cerca di creare un modello organico, da costruire intorno al paziente che eh, possa essere prima di tutto gestibile, perché la miglior terapia non fatta diventa eh, senza dubbio la peggiore. E quindi, eh, in tutto questo, prima poi di lasciare spazio alle domande, che già sono arrivate numerose, e le condivideremo col professore, ci tengo a dire, a dire due cose. Uno che eh, questi studi che sta conducendo il professore questo lavoro che stiamo facendo insieme, è un servizio che cerchiamo di dare con tutto il cuore all'umanità. Perché trovarsi a davanti a dei dati che ha descritto il professore come eh, su pazienti sordi per un danno eh, al tessuto nervoso, eh, e tornare a sentire eh, è qualcosa che, che non si era mai visto nella medicina e l'impatto emotivo che dà anche a noi è straordinario. E io sento forte questa missione e questo obbligo di, di condividere eticamente con voi quello che percepisco. Io, il professore, tutta l'equipe lavora per comunicare questo, ma ognuno di voi, quando arrivano questi concetti, diventa qualcosa che va oltre la, il semplice racconto di una ricerca. Sta cambiando la storia della medicina, sta cambiando la possibilità di prendersi cura delle persone. Non esistono effetti collaterali, potenziano tutte le terapie, soprattutto quelle eh, sulla neoplasia. E quindi il principio di precauzione è sempre rispettato e quindi siamo davanti a un modello nuovo di intendere la medicina che deve essere portato a tutti quelli che hanno bisogno, a tutte quelle persone che purtroppo non si possono connettere oggi o magari non hanno la possibilità di sentire mai questo. E questo spetta a ognuno di noi, metterlo nel cuore, metterlo come servizio da dare e unirci a noi in questo, in questo viaggio che ci siamo proposti di portare a tutto il mondo questo messaggio. Il secondo è che la ricerca... Eh, non si fa solo nei laboratori, nei laboratori, la ricerca non si fa solo eh, vedendola da lontano, ma la ricerca la si fa tutto insieme. Ci tengo a, a raccontare una frase che disse un ricercatore molto importante sull'Alzheimer, dove con 50 centesimi al giorno 100 persone pagano lo stipendio a un ricercatore che studia per noi. Ecco, creare questo sentimento molto anglosassone dove ci sentiamo tutti partecipi di una grande ricerca. Ognuno a modo suo, ognuno parlando, condividendo, mettendoci quello che ha, ma capire che siamo insieme a fare un viaggio in un momento in cui la medicina sta cambiando il proprio volto. E sono orgoglioso di poter rappresentare l'equipe perché io lo dico sempre: il professore merita il Nobel e stiamo rappresentando degli studi che stanno scrivendo una nuova pagina nella medicina. E nulla di più concreto oggi si è prodotto, è mai stato prodotto nella medicina di quelli che sono gli studi del professore, che dà i laboratori di biologia molecolare entrano nelle case di ognuno di noi con una grande semplicità come ha descritto lui. Quindi ecco, eh, voglio trasmettervi questo sentimento molto di, di unione perché poi non ci sia distacco tra chi fa ricerca, tra chi racconta e chi poi può, eh, può in realtà contribuire a suo modo. Noi lo facciamo, cerchiamo di farlo con l'intelligenza, con l'impegno, con quello che ci ha dato l'universo e ognuno di noi lo deve fare con responsabilità con ciò che ha. Io vi ringrazio per, per avermi ascoltato e ci tenevo a fare questo, questo passaggio al di là del percorso clinico e continuo veramente a ringraziare il professore per tutto il lavoro istancabile che ha fatto e che fa. Leggerei le prime due o tre domande che sono rivolte tutte al professore e poi le altre vi raccomando di spedirle a Equipe Biava Clinica, chiocciolavida 35it e così piano piano le smaltiremo e risponderemo a tutti come sempre faremo. Ci tengo a dire una cosa, visto che parliamo di domanda e risposta, noi abbiamo una linea anche di, di emergenza dove ci sono pazienti con condizioni critiche dove noi gestiamo il paziente nell'immediato e abbiamo una linea telefonica predisposta a questo per cercare di, di dare risposta in maniera non solo scientifica ma anche umana a problematiche che, che vogliono delle risposte veloci e immediate come devono essere. E... Passo alla prima domanda per, per il professore. E, eh, buongiorno, eh, avete studi su tessuti epidermici, cioè evidenze che per patologie infiammatorie o dopo traumi con distruzione dell'epidermide avete visto la ricrescita del tessuto epidermico o bloccato l'infiammazione? Quindi bloccato la distruzione tessutale? Grazie mille, professor Biava e dottor Ciaurelli. Questa è una domanda per te, prof. Sì, allora per quanto riguarda appunto l'epidermide, noi eh, abbiamo degli studi molto importanti sulla psoriasi, no, che eh, come voi sapete è una patologia dovuta alla <coughs> eccessiva moltiplicazione del, delle cellule staminali dello strato germinativo della cute che hanno una velocità di moltiplicazione fino a 10 volte superiore a quella normale. E che porta quindi a formare queste croste che sono tipiche dell'apsoriasi. No? Parto dall'apsoriasi perché qui gli studi che abbiamo fatto sono stati già documentati, pubblicati e ci fanno capire poi tutto il resto. Allora, noi siamo riusciti nel caso dell'apsoriasi a normalizzare questo processo di moltiplicazione, a rallentarlo e a fare in modo che le placche scomparissero senza utilizzare farmaci, no? come abbiamo fatto. In questo caso abbiamo utilizzato gli stessi prodotti che noi utilizziamo per ehm, bloccare la moltiplicazione delle cellule tumorali. In fondo, eh, nella psoriasi, i meccanismi sono un po' gli stessi che, eh, di quelli che originano i tumori, ma non sono così gravi, voglio dire. Eh, sono più facilmente controllabili. Ma anche in questo caso c'è una moltiplicazione accelerata delle cellule che va rallentata. Quindi, eh, noi semplicemente utilizzando i due prodotti che utilizziamo per i tumori, che sono il synchro level e il Cell Integrity, eh, eh, il, cell immune, il Cell Integrity Immune, no, giusto? No, Immune, il, eh, il REPROGRAM, il Cell Reprogram, che Ormai i prodotti stanno aumentando, c'è cioè l'Integrity Brain, il Program, eccetera. Noi usiamo il CERRE Program e il Synchro Level. Lo usiamo per via generale, quindi lo assumiamo per os. Il Synchro Level sono spruzzi che si fanno, 4-5 spruzzi fino a 7-8 nei tumori per, per os tre volte al giorno e il Cerre Program, una compressa da sciogliere in bocca tre volte al giorno, a, rego a intervalli regolari dal, dal sincro level. Con questa terapia di, soli di solito la psoriasi scompare, ma a volte nei casi iniziali basta anche utilizzare una crema che abbiamo messo a punto, che è messa sulle placche psoriasi che eh, diciamo così scompaiono. Quindi, il, come vedete, il... Eh, I presupposti per affrontare bene questi problemi, come mi è stata posto da questa domanda, ci sono già, ci sono già tutti. Noi adesso stiamo cercando di migliorare tutti i nostri prodotti, di farne dei nuovi. No? Per ora abbiamo messo a punto questi prodotti qua, ma chiaramente con la rigenerazione della cute, noi Abbiamo iniziato, come vi dicevo, a trattare le piaghe da decubito e le, le piaghe del, presenti nelle ulcere varicose, delle, nelle gambe per esempio, no? Sono queste piaghe che non guariscono mai, noi in, con i nostri fattori che rigenerano la cute e il laser che le spedisce direttamente nel sito dove c'è la necessità che questi fattori agiscono, in poco tempo riusciamo a curare le piaghe da decubito e, e le ulcere eh, da vene varicose. Così come, appunto, utilizzando invece fattori che sciolgono il eh, tessuto connettivo, riusciamo con delle cicatrici deturpanti a diminuire l'effetto deturpante di queste cicatrici. cioè eh, eh, come avete visto utilizziamo una serie ormai sia di prodotti e anche di mezzi per farli arrivare questi qui del laser ultimamente lo stiamo utilizzando molto per far arrivare i nostri fattori nella cute per esempio in modo diretto oppure come vi ho già detto nelle articolazioni in, in tutta l'ortopedia adesso stiamo utilizzando questi fattori e veramente sono miracolosi certe volte. L'altro giorno c'era uno che è venuto che non riusciva più a camminare per il mal di schiena, eh, abbiamo fatto il trattamento è uscito tutto contento. Camminava per, perfettamente come se nulla avesse avuto. Vabbè, poi bisogna ripetere queste cose per mantenerle nel tempo, ma intanto, per lui è andato via felicissimo perché eh, aveva tutta, tutta una contrattura enorme dei muscoli del, dorsali. Che in pochissimo tempo un trattamento durato mezz'ora si è risolto. Anche sulle cisti sebacee, prof. Abbiamo visto. Sì, 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 la... esatto, sì, parlavamo sì. l'altro ieri. L'altro ieri sì, ma infatti si, si riescono a fare delle cose che prima erano impensabili, no? E, e naturalmente questo ci, 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 ci rafforza molto, ci dà anche molto entusiasmo, no? Il fatto sì. che, per esempio, appunto. Adesso noi abbiamo acquisito questo laser no? eh, proprio come, come gruppo no? e insieme a, a Vita365 lo utilizziamo qui a Milano, c'è un centro in piazza Cavour numero 1 dove appunto per ora facciamo lì i trattamenti, poi pensiamo magari di estenderli anche in altre parti d'Italia. Per ora però intanto lo facciamo lì perché... Il laser è un apparecchio molto complesso, costa anche molto acquistarlo eh, certo. e quindi non è che si può. Però, voglio dire, una volta che uno ha a disposizione un mezzo del genere, può risolvere davvero dei problemi che prima erano gravissimi da risolvere. Per esempio, adesso qui nei trattamenti articolari non è più necessario fare nessuna iniezione intraarticolare. Perché con il laser arrivano molto più facilmente gli stessi prodotti che prima venivano iniettati, con il rischio dell'infezione, dell con il piccolo trauma. Del... Qui adesso, senza dolore, senza niente, e in un tempo più breve, riusciamo a raggiungere risultati migliori. No? Anche questo è importante. C'è certo, no, no, no. una domanda eh, abbastanza interessante dove viene richiesto, ma si può intervenire anche sulla parte psichica per intenderci sulla risposta allo stress? Ma guarda, come ti dicevo, eh, ho queste, eh, queste testimonianze di queste signore che avevano la sclerosi multipla ed erano molto anche turbate psicologicamente, perché quando uno poi arriva all'immobilità completa e deve muoversi con la carrozzella, insomma, dal punto di vista psichico non sta bene. E loro mi hanno detto che veramente si sono trovati sorprese più che dei risultati che hanno ottenuto con col fatto che gli abbiamo restituito la possibilità di camminare di fare una vita, ma più per la, per la lucidità mentale e per, e per il miglioramento che avevano avuto anche a livello psicologico, perché allora si sentivano come quando erano giovani, avevano 15-20 anni. Cioè le sì. persone che dicono tengo... questo vuol dire che, che hanno dei risultati importanti. Sì. Su questo, prof, vorrei aggiungere una cosa in merito a quello che è stato un po' l'inizio della, uh, della mia relazione finale: che dove ci sono processi infiammatori, in realtà. Queste sostanze entrano in contatto con il cervello come l'interlochina 6 e l'interlochina 1, a livello di alcune aree del cervello dove è in contatto con il sangue si chiamano plessi coroidei e quindi lo stato complessivo periferico riesce a modulare l'umore. Ci sono delle analisi che, che andiamo anche a fare per capire questa distribuzione differenziale che si può fare tra l'infiammazione e lo stato d'umore, ma è abbastanza evidente quindi un intervento che miri a ripristinare l'infiammazione cronica di basso grado nell'equilibrio eh, anche e soprattutto grazie ai fattori ma integrando un po' tutti gli approcci da dei risultati, da dei risultati notevoli anche da quel punto di vista soprattutto eh, e infatti e... comunque penso che l'avete visto anche voi no? cioè eh, brain sì, no, e poi... age, brain e sono... Ma... no vabbè ma su questo non, non c'è eh? nessun dubbio tant'è che poi mi allaccio un attimino all'ultima all'ultima domanda che leggiamo oggi che eh, ci chiede un attimino Uh, se si può intervenire anche con la medicina dell'informazione sui mitocondri e sul ruolo dell'epigenetica. Faccio una piccola introduzione che il mitocondrio è un organello che eh, sta dentro la nostra cellula, ce ne sono uh, circa 2000 per ogni cellula ed è un po' la centrale energetica, ha un DNA proprio che insieme a quello nostro che sta nel nucleo fa un po' tutto il DNA della cellula, ma c'è una continua relazione tra mitocondrio. E cellula. Tant'è che la morte cellulare programmata parte dei processi della morte cellulare, cioè quando la cellula commette un errore e non può essere corretto, la morte cellulare programmata è un segnale che parte dal mitocondrio per essere poi distribuito a tutta la cellula. Quindi quando si lavora sull'informazione si lavora sulla regolazione contemporanea di tantissimi meccanismi genetici che vanno a cascata sia sul DNA cosiddetto nucleare che sia sul DNA mitocondriale, quindi su tutta la risposta che la nostra cellula può fare. Ecco certo. adesso aggiungi tu magari certo. qualcosa, prof, se, se vuoi. No, no, direi che questo è appunto il senso del, eh, che volevo anche comunicare, come vi avevo detto, appunto, i nostri fattori mh, modifichi migliorano molto anche il metabolismo mitocondriale quindi metabol... in generale il metabolismo di tutta la cellula, compresa anche quello, quindi certo. voglio dire alla fine è importantissimo, no? Certo, prof. Certo, quindi aumenta l'ossigenazione dei tessuti, tutto aumenta. Tutto, tutto, quindi Pro. la risposta a cascata di tutti i meccanismi cellulari e gli organelli. Io, ehm, essendo arrivati alla conclusione innanzitutto di... Ti ringrazio, Prof, di aver prestato questo quest ulteriore paio d'ore alla comunicazione a tutte le persone che avevano bisogno. E ringraziamo di tutti quel coloro che hanno partecipato. E ringraziamo le tante che persone che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno poi quando verrà eh, caricato anche da vedere poi eh, in un secondo momento sui, sui nostri canali. Ma la cosa più importante è ringraziare te. Eh, di continuare a dare questo servizio istancabile che dà a tutti noi l'energia la forza e soprattutto la conoscenza da poter trasferire e veramente col cuore ti auguro eh, te lo dico sempre e lo voglio condividere ogni volta ti auguro veramente di, di avere una nomination per quello che, che ah, sì, è, quello. è il premio più Toglietro importante da... toglietelo dalla Naga? testa se Yamanaka l'ha vinto nel 2016 con... tu dovresti vincerne tre proprio non riscause, però ripeto questo è un augurio che condivido con tutti i nostri ascoltatori e che veramente mi auguro arrivi in alto fino a Stoccolma. Io ringrazio veramente tutti, eh, vi eh, poi vi verrà comunicato i nuovi appuntamenti che faremo, di cui poi parleremo, l'abbiamo accennato prima, ringrazio il professore, auguro un buon weekend e veramente auguro a tutti eh, tanta, tanta, tanta serenità. Qualsiasi dubbio noi rimaniamo qui. Benissimo, grazie a tutti voi allora, grazie, grazie a Stefano, grazie a tutti quanti che hanno partecipato. Grazie, a presto. Arrivederci. Arrivederci.